C'è una novità per quello che riguarda il trasporto pomeridiano, tardo pomeriggio, per gli studenti che vanno a scuola dalle 14:15 ed escono alle 18. Ha chiesto l'interessamento, il pattugliamento dei carabinieri in piazza Garibaldi. Allora sì, abbiamo ovviamente i ragazzi escono alle 18, tra le 18:30 e 19 ci sono tutti gli autobus, quindi abbiamo chiesto anche un maggiore controllo alle forze dell'ordine ufficialmente, quindi dei passaggi in più su richiesta di tanti genitori che hanno paura, insomma, ecco così. Ma hanno paura di Piazza Garibaldi, insomma, delle persone che circolano in quella zona? Ma più che altro dell'attenzione che c'è stata, perché lì il comune e la provincia hanno già, le forze dell'ordine sono già intervenute per quelle piccole cose che c'erano, che poi sono state anche, secondo noi, un po' ingigantite, però chi viene da fuori, i genitori che vengono da fuori, hanno questa idea che assolutamente non c'è, però per rendere più sicura, per soprattutto marcare la grande attenzione che abbiamo su questa vicenda, sia come provincia che come comune, abbiamo chiesto alle forze dell'ordine di qualche passaggio in più delle pattuglie. In più stiamo interessando sia la tua sia la Gaspari per il trasporto, perché i ragazzi escono alle 18 e tanti hanno il primo pullman alle 19. Quindi la parte mi viene in mente dalla parte di Castelli, Isola del Gran Sasso, piuttosto che Castelnuovo, dove passa la Gaspari appunto, di cercare di o implementare le corse o anticipare verso le 18:15, 18:30 in modo da non far tornare i ragazzi tardi a casa. Sottolineiamo che per un breve periodo, perché in 2-3 settimane... Che cosa accadrà dopo le vacanze di Natale? Diciamo ad anno nuovo per questi ragazzi troveranno un'altra casa? No, allora la casa la troveranno adesso entro il 10 novembre, abbiamo forse anche prima, perché avremo tutto il liceo classico, musicale, ordinario e europeo, e andrà al Pascal, il liceo scientifico, il triennio, andrà tutto lì al Forti, con aule tutte quante risanate, ristrutturate, con bagni nuovi, con ampio parcheggio, palestra e auditorium, quindi abbiamo creato il massimo possibile. E l'attenzione forte adesso al Convitto, che attualmente sono al Gran Sasso, quindi sono in albergo, quindi massima attenzione, perché siamo in albergo in centro, si era profilato via Balzarini, che sono appartamenti nuovi, aspettiamo lo svincolo dalla regione, e in ogni caso le scuole nuove che volevamo preparare con diciamo i prefabbricati, però dei moduli scolastici, quindi non... Il primo quando sarà installato? Indicativamente o sicuramente subito dopo Natale, con la ripresa delle scuole, però volevamo dare la priorità a Convitto, ovviamente. La Prese chiede il Convitto di riportarlo più nelle vicinanze, perché Balzarini è di fronte all'università, anche se lì sono tutti appartamenti nuovissimi, quindi c'è la massima attenzione. Pensavamo di dare come primo modulo, chiamiamolo modulo, ma sono delle strutture nuovissime che si usano in tutte le Emilia Romagna, in tutto il nord, al Convitto, per dare anche qui la risposta. In che area, in che zona di Teramo, questo ancora non si sa? Le aree ne sono diverse, le stiamo verificando l'area migliore, ci sono anche dei vincoli che dobbiamo superare, però ecco, a breve l'area, entro una settimana avremo l'area definitiva. Ecco. Quindi, primi moduli subito dopo le vacanze di Natale a gennaio. Sì, assolutamente sì, è quello che, su quello su cui stiamo lavorando, ecco, stiamo lavorando a testa bassa su tutto. Ho dimenticato il biennio dello scientifico, insieme a tutta la segreteria e la presidenza dello scientifico, che andrà nel palazzo di Sui Tigli, nel palazzo della... Ex agrario, appunto, per preservare i ragazzi del primo anno, del biennio, che sono alle prime armi e quindi avranno un'attenzione. A proposito di ex agrario, i Vigili del Fuoco hanno rilasciato le autorizzazioni? I Vigili del Fuoco stanno rispondendo in questi giorni, questi tecnici stanno seguendo le cose. Ci saranno problemi? Ma sicuramente no, assolutamente no. Ringrazio il prefetto, che ha fatto uno sforzo enorme, perché era il palazzo dove doveva andare la prefettura, ma ha messo a disposizione della città una struttura nuova, tutta completamente ristrutturata. Non ci sono nessun problema, penso, per l'antincendio, perché sono anche i soffitti ignifughi e c'è già molto. E sarà tutta messa a norma, e quindi ospiteremo i ragazzi nel migliore tempo possibile.